In ogni specialista sono presenti implicite o esplicite opzioni di ordine teorico. Ma nel caso di Gianfranco Contini questa osservazione resterebbe generica. Fin dall'inizio, ed è questa la tesi principale che intendo sostenere, egli ebbe infatti una problematica di carattere filosofico, evidente anche negli scritti pubblici, ma soprattutto nei carteggi privati, nei quali esibisce in modo più chiaro il rovescio filosofico del suo lavoro filologico. Anche il contrasto, su cui verrò più avanti, fra Croce e Contini, ha un forte connotato di carattere filosofico, anzi oserei dire di tipo metafisico, concernente la concezione dell'individuo, dell'individuo empirico e in generale dell'empiricità. Non si tratti in effetti di un caso particolare. In Italia la filosofia ancora negli anni 30 è una disciplina dominante nella enciclopedia delle scienze. Era certamente un lungo effetto della riforma intellettuale e morale di Croce e di Gentile che imposero alla cultura italiana il primato della filosofia e con esso la circolazione e l'uso di un lessico speciale che si ritrova in campi assai distanti da quelli professionalmente filosofici. Sia pure attenuata, è un impulso che continua ad agire anche negli anni 30, ma in forme e modalità differenti, soprattutto per il rilievo assunto a quella data dalla problematica di tipo religioso e per l'affermarsi a livello europeo delle correnti di tipo esistenzialistico, che, specie nella traduzione francese, ebbero notevole successo anche nel nostro paese, che toccano in effetti anche Contini, che pure diffidava profondamente del dilettantismo esistenzialistico. Alla cultura francese il giovane Contini fu, come si sa, assai sensibile, ma il suo rapporto con la religione e l'esperienza religiosa si costituisce e procede in forma sostanzialmente autonoma nell'ambiente rosminiano che frequenta fin da ragazzo, incontrando una personalità di primo piano come quella del padre Giuseppe Bozzetti. Sia gli interessi filosofici che l'esperienza religiosa di Contini hanno fin dall'inizio in comune una interrogazione permanente sull'uomo e sul suo destino, sulla base, ed è un punto centrale mai venuto meno, di una persuasione originaria. L'uomo, scrive Contini, non è, ma diventa. È una funzione, potremmo dire in termini strettamente filosofici, non una sostanza. Quello che gli interessa in modo costante è il movimento, non la stasi. Aveva perciò ragione quando sosteneva che per lui l'incontro con Montaigne era stato una cosa importante e da segnare un'epoca della mia vita, come scrisse a Cecchi il 26 giugno del 34, quando aveva 22 anni. Era vero, si potrebbero citare le parole che aprono il saggio di Montaigne sul pentirsi se si volessero delineare alcuni caratteri costitutivi della sua posizione. Non descrivo l'essere, descrivo il passaggio. È questa persuasione strettamente filosofica che spinge Contini nel suo lavoro di critico a ricercare e a valorizzare il movimento nei poeti, a cominciare da Montaigne, da Montale. Il valore spirituale e il significato esistenziale della ricerca filologica, il suo strutturale carattere sperimentale scaturiscono da questa radice, nella quale si stringono in un nodo inestricabile filosofia, religione ed etica, trovando il punto dell'unione nella centralità assegnata al lavoro come metodo, norma di vita, forma di etica, è una sua battuta. Forse anche alla luce della sua esperienza si può azzardare una considerazione di ordine generale, che coinvolge altri studiosi della sua generazione, della generazione nata intorno al primo decennio del secolo, Contini, dal Prag, Arena, Bagnano, lo stesso Luporini. Sia pure in modo differente, erano attratti da tematiche che avevano a che fare con l'esistenza, con la condizione umana, ed esprimevano questo loro atteggiamento in pagine in cui poteva risuonare con forza anche la nota religiosa. Erano tutti alla ricerca di una vita nella quale la persuasione predominasse sulla retorica. Persuasi, un lemma intensissimo presente in Luporini, in Garen, ma anche in Contini. E sarebbe interessante, per quanto lo riguarda, capire quale fosse la sua conoscenza sia di Michel Stetter, sia dei filosofi della libertà di matrice francese, a cominciare da Bergson e Blondel.
Essere persuasi per tutti loro significava non restare chiusi nel cerchio della contemplazione, aprirsi all'azione, alla praxis, variamente concepita, ma sempre al centro di una esperienza intellettuale ed esistenziale che esibisce valori elementi comuni e che si riverbera anche nel modo in cui sono concepiti il valore e il suo rapporto con l'esperienza storica dell'uomo. Valore, un lemma centrale per Contini, come vedremo, in ogni sfera dell'attività umana. A Cecchi, che per lui fu un incontro fondamentale, il 6 agosto del 1936 Contini descrive una esperienza esistenziale decisiva. Avevo in mano due fuscelli che aggiungevano un velo di resina al velo di nicotina. Subito utilizzai uno dei fuscelli e mi chinai a scrivere nella sabbia «uomo» con l'H davanti, e c'è rimasto. Alle famose domande «che cosa cantavano le sirene» si può aggiungere l'altro. Che cosa scrisse Cristo quella volta? Da secoli un certo gruppetto si pretende depositario della risposta e da secoli un indubitabile prestigio si annette al fatto che l'autore, con la maiuscola, tornò a confondere la terra. Che furberia in questo scancellare! E noi ingenui, che si produce sempre le pezze d'appoggio, si tira fuori le carte a ogni passato, noi, dico io, ci guardiamo dentro a ogni momento e ci troviamo squallidi, impopolati da mistero. È un testo notevole che ha spinto alcuni critici a parlare di spunti mistico-esoterici, di un gesto prerazionale ai confini dell'inconscio. A me non pare un approccio condivisibile. Contini sente la presenza incombente e lo spessore del mistero, ma allora e poi il suo sforzo è quello di contribuire a limitarlo e circoscriverlo, utilizzando tutti i mezzi e le risorse disponibili, e nel far questo non precipita mai in un atteggiamento prerazionale, tantomeno irrazionalista, anzi si definisce in modo esplicito un quasi razionalista. Nella sua posizione la consapevolezza dell'esistenza e del mistero che ci circonda si intreccia a un'assidua attenzione alla conoscenza concepita come strada maestra per uscire dalla miseria della condizione umana, ritrovando nella loro autenticità anche le tracce di ciò che è stato scancellato da chi pretende di avere in mano le chiavi della verità senza capire quanto sia complessa la realtà. Volutamente ho usato l'espressione di Montaigne, ripresa nel 1933 da Malraux. Al fondo ciò che in questi anni è al centro della sua ricerca, dura, severa, è precisamente l'interrogazione intorno al significato del vivere dell'uomo, alla giustizia di Dio, alla terribile presenza della violenza nella storia, al valore della poesia come possibile chiave di accesso alla conoscenza e alla verità e perfino alla salvezza, si intende anche qui quelle possibili per l'uomo, specie in un tempo di crisi come quello che Contini è consapevole di vivere. Se si resta in superficie, abbagliati da un lessico pubblico tanto elegante quanto supremamente dissimulatorio, a differenza dei carteggi privati nei quali affiora per contrasto un linguaggio addirittura escrementizio, non si afferri il carattere drammatico di una ricerca su cui è lo stesso Contini a voler far chiarezza. A Montale, lo ricordava prima Claudio, sorpreso per aver visto 5 o 6 poesie pubblicate su prospettive, risponde nel 1939 in termini perentori che gettano luce su questo insopprimibile fondo della sua ricerca e anche sull'impulso all'azione al quale si faceva ora riferimento come tratto specifico di una generazione. Quei 5 pezzi, li citava Claudio, sono una allusione alla lava che risiede sotto la crosta, esercizi più filologia romanza, più grado nono. Né è l'unico punto nel quale Contini allude a se stesso, anzi, per quanto possa apparire a prima vista paradossale, la sua scrittura sono densi di riferimenti autobiografici. Come del resto egli stesso dice in modo esplicito, nemmeno arido c'è un fatto, scrive nel 1933 a Montale, nel rintracciamento di quella crisi teoretica c'è molta autobiografia, se i critici e i loro lettori confessassero i loro bovarismi. Sullo stesso motivo del bovarismo di certe preferenze insiste anche nel 1936. Certo, sono battute di un giovane precocissimo,
ma un decennio dopo, nel 1947, confermandone il carattere strutturale, riprende il motivo in un'altra lettera a Cecchi, specificando che cosa si debba intendere per oggettività, perché puntualizza, per oggettivo che si sforzi di essere un autore, i suoi rapporti con i propri manufatti mantengono sempre uno spaventoso margine di soggettivo e di privato. Sono lemmi soggettivi, privati importanti, perché confermano la consapevolezza che Contini aveva della dimensione anche autobiografica dei suoi esercizi critici. Ma il problema è più vasto e investe un nodo di carattere strettamente filosofico, concernente il giudizio sulla importanza e sulla incidenza della dimensione empirica, nel senso stretto filosofico del termine, concernente il giudizio sulla importanza della dimensione empirica nella concezione dell'uomo e della condizione umana. Certo, elementi di questo tipo risaltano anzitutto nelle scritture private, nelle quali il filtro dell'autocontrollo è più debole, e di questo va tenuto conto, ma come testimonia la sua predilezione per Montaigne e anche per Alain, lo sguardo anche crudele su se stesso risulta costante nella sua esperienza, ed è importante notarlo proprio per la incidenza che l'empiricità, nel senso forte filosofico del termine, ha nella genesi dell'interesse strettamente filologico per le varianti. A differenza di quanto avviene in Croce, nel quale la voluta estraneità, anzi la vera e propria diffidenza per l'individuo empirico, si connette al giudizio negativo sugli scartafacci, ma non è una sorpresa, anzi è una conferma di quello che si diceva prima. È dalla pianta dell'empiricità che sorge il movimento e possono scaturire le varianti. Qualche esempio: nel 1935, facendo riferimento direttamente a se stesso e perfino al suo corpo, Contini usa parole che colpiscono per intensità e anche per la drammaticità della propria situazione esistenziale. Quando ero più solo, non pensavo che a me. Ora il mio corpo mi è estremamente remoto, perduto. Il mondo esterno ha l'aria di vedere in me della certezza, magari arrogante. Non mi tocco troppo per non sentire il suono del vuoto, battuta nella quale riecheggia con chiarezza un motivo di Montaigne, detestato proprio da Croce per questo suo continuo toccarsi. Se questi stessi temi insiste nelle lettere a Gadda, lavoro parecchio di filologia romanza, mi trovo in grande difficoltà, riassumo, l'individuo che ha meno stima di me sono proprio io stesso, passo, ho l'impressione, per un mezzo Lucifero, e Cristo. Gli stessi motivi tornano in una lettera a Henri del 18 novembre del 1935, accennando alla sua infelicità, al suo sentimento di nullità e di inutilità della vita e della natura. Sono tutti testi che riconducono a quella centralità della riflessione sulla condizione umana sperimentata anche sul piano personale e svolto in qualche caso con toni di matrice esistenzialistica che vanno sottolineati. Ho imparato molto nel mese di aprile, scrive a Cecchi nel 1934, e una di quelle sere che uno vorrebbe poter morire con un atto di volontà, smisi di scriverlo come dovevo. Mi perdoni, imputi tutti alla nevropatia. C'è l'ignavia che mi guadagna senza darmi pace. Passo dei giorni a rudermi, ma dovrei essere un po' più felice. Senza un minimo d'ordine, come dico io, la letteratura non alligna. Sono questi gli anni nei quali Contini si distacca in modo più diretto e consapevole al proprio tempo storico. Un solo esempio: in una lettera del 1935 ad Henri fa l'elogio della indecisione. L'indecisione che gli dà soddisfazione, l'indecisione che va preferita alla decisione, la quale produce effetti in negativo nel mondo. Non scegliete, scrive appunto ad Henri. La lettera è del 1935. Nello stesso anno Cantimoris, Studi germanici, dedica un saggio a Carl Schmitt e alla centralità da lui assegnata alla decisione, citando in noto il saggio di Fiala, cioè di Leavitt, sul decisionismo politico. In quegli stessi anni Benjamin discute di Schmitt, del concetto di sovranità, di decisione. È difficile stabilire se Contini conoscesse i termini di questa discussione. Certo, Cantimori era in stretta relazione con Capitini e nella loro corrispondenza di questi anni di questo si discute, confliggente in modo aspro, di politica, di non violenza, di decisione.
In ogni caso Contini si muove su un'onda del tutto diversa, completamente estranea a queste posizioni, con una scelta che è al tempo stesso etica e politica. Di tutto questo le lettere coeve sono una testimonianza precisa, né possono essere considerate solamente il segno di un disagio giovanile. Certo, sono anche questo, ma esprimono un disagio storico assai più vasto e generale che si risolverà solo negli anni della Resistenza, quando Contini riuscirà a stabilire un rapporto positivo con il suo tempo, facendo scelte etiche ed etico-politiche nette, assumendosi in prima persona responsabilità importanti, situandosi nello spazio della decisione. Ma a differenza di quella schmittiana, anche allora la sua sarà una decisione dalle profonde radici religiose, come scrive proprio Henri in una lettera del 1945 parlando di quell'esperienza di quegli anni, un entusiasmo delirante, un'aria di libertà totale. Come altri esponenti della sua generazione, Contini non si limita però, neppure negli anni 30, alla pura contemplazione. Si sforza con tutte le energie di uscire dalla ignavia, un lemma suo, di salire alla dimensione della responsabilità e della verità, congiungendo l'uno e l'altro. Per Contini, libertà e responsabilità devono sfociare nella praxis, fino nel suo caso alla partecipazione, abbiamo detto, alla Resistenza. Per quanto importante e profondamente radicata nella sua personalità, l'esperienza politica diretta fu una breve parentesi nella sua vita, ma questo non significa che la sua vocazione alla politica sia mai venuta meno. Vocazione, uso volutamente questo termine perché di questo si trattava, di una vocazione nel senso profondo della parola. Il luogo in cui Contini congiunse nella sua vita libertà, responsabilità, azione, il luogo della sua politicità trascendentale, per riprendere una espressione di Russo che lo amò molto, fu, per quanto possa apparire paradossale, il suo lavoro di critico, il campo nel quale si impose e fruttificò il suo spirito ascetico. Un altro suo lemma fu questo, ma su questo dobbiamo fermarci meglio. Nel 63 Eugenio Montale fu invitato a un convegno commemorativo di Croce per parlare di estetica e di critica. È un intervento interessante di cui si sono perse un po' le tracce, che vale la pena di citare per esteso. Quello che oggi più ci sorprende in lui, dice Montale a proposito di Croce, è la sua difesa della libertà e responsabilità dell'uomo da parte di un filosofo che aveva fatto dell'uomo l'antenna trasmittente dello spirito, dice Montale, negando così la colpa del colpevole come il merito dell'artista. È da sottolineare ovviamente il riferimento un po' crudo alla concezione dell'uomo come antenna trasmittente dello spirito, dalla quale evidentemente Montale si sente lontano, tenendo anche conto di quello che dice subito dopo, riconoscendo il valore della presenza di Croce per la sua generazione sul piano etico-politico. Qui interessa però fermarsi su quello che egli dice della concezione crociana dell'arte. La logica interna del sistema idealistico non permetteva alcuna concessione all'empiria, perché per Croce l'atto intuitivo è puramente ideale e l'opera d'arte è già perfetta in esso. Il quadro dipinto, la poesia scritta sulla carta, la musica tradotta in note sono estrinsecazione dell'opera ideale, appartengono alla comunicazione dell'opera, non alla sua creazione. Le conseguenze, prosegue Montale, furono quelle che tutti conosciamo. La critica di Croce non poteva scendere a compromessi con la forma intesa come materia. La forma intesa come materia. E doveva quindi svolgersi nel senso dei contenuti, nel senso della loro armonia e congruenza a quello che in ogni poeta viene identificato come il motivo conduttore. In un certo senso il sistema imponeva a Croce di diffidare dell'arte. È un giudizio netto che si conclude con delle battute importanti sull'estetica di Croce, rigorosamente formale, ma non altrettanto tenuta a conservare il carattere ideale della forma. Di qui la quasi assoluta mancanza nella critica di Croce di ogni rilievo di ordine tecnico, di ogni analisi linguistica, di ogni compiacenza per il particolare, per il frammento, che si possa godere per se stesso. È interessante sottolineare la convergenza di queste posizioni con una serie di osservazioni
che Contini viene facendo fin dagli anni 30 sulla poesia e in filigrana su Croce, proprio discutendo della poesia di Montale con Montale. Lo fa contrapponendo al motivo della contemplazione quello del lavoro, dal punto di vista sia del critico che del poeta, con tutte le conseguenze che naturalmente ciò comporta sul terreno dell'esercizio critico e degli strumenti di cui occorre servirsi per svolgerlo in modo adeguato, a cominciare da quelli della critica stilistica espulsa, come sottolinea Montale, dallo spazio della critica crocianamente concepita. Fin dagli anni 30 Contini aveva criticato quello che per lui era l'effettivo antistoricismo crociano, cito, e aveva individuato con nettezza una propria linea sia estetica che critica contrapposta a quella di Croce. Cito, chi è pigramente rimasto all'idea della poesia come faccenda pacifica di contemplazione crederà a una distinzione spaziale di poesia e non poesia. Ma se la poesia è una faccenda di lavoro, la poesia non è più la poesia, cioè un valore limite, ma la storia dei nostri rapporti con la poesia. E il compito del critico è precisamente quello di rifare quella storia in termini logici. Lemma anche questo da sottolineare, logici, in opposizione anche in questo caso a Croce. Insomma, senza illudersi, e qui torniamo a un tema già toccato, senza illudersi di poter uscire dalla propria pelle, perché il critico narra sue esperienze, pur cercando di oggettivarli in termini logici. Cito, fa dell'autobiografia. Nel sostenere questa posizione, Contini non si limita a una dichiarazione di principio. Discorrendo con Montale, gli chiarisce la differenza tra la sua poesia di Montale e quella di Ungaretti. Quello che è terribile in Ungaretti è la sua mancanza di filologia, il che non mi pare vada inteso in senso deteriore. La non filologia di Ungaretti è la sua forza e un po' la sua debolezza. Quello che resta estraneo a una dote, che è fatto cioè da lui, mettiamo che sia raro, ma va irreparabilmente al fondo, a fondo. E in questo senso, cioè nel senso tradizionale della formula, a Ungaretti più che a un altro potrebbe applicarsi il metodo poesia e non poesia. Se questo non si fa, è perché prevale d'interesse un altro problema, scoprire le modalità di quella immediatezza poetica. Poesia impersonale, in qualche modo. Ora è precisamente questo che non soddisfa Contini nel caso di Ungaretti. Questa immediatezza, questa impersonalità quando fa poesia, è la mancanza di lavoro che Contini chiama, in questo caso, mancanza di filologia, che invece è presente in Montale, coinvolgendolo come poeta e come uomo. Né c'è dubbio su chi vadano le preferenze estetiche, ma anche etiche, di Contini. Alla sede io preferisco il lavoro. Ho molta stima di Ungaretti, ma chi può aspettare qualcosa da lui? Prende quel che viene, mentre da Montale si può attendere legittimamente, si deduce. Ma c'è un altro elemento che scaturisce da questa concezione della poesia come lavoro. Attraverso il lavoro di entrambi si attua una comunicazione, una sorta di vero e proprio circolo fra il poeta e il critico, che si trovano affratellati da una comune operosità sperimentale che coinvolge sia l'arte che la moralità. Nella prospettiva di Contini, il critico aduso a lavorare con strumenti logici è una sorta di deuterocanonista del lavoro poetico. La sua funzione principale è quella di agire sulla leva del cambiamento, di individuare il passaggio da uno stato all'altro, di decifrare, valorizzare il movimento, come fa nel caso degli Ossi di Seppia Contini, un'esperienza sempre didascalica, sempre impacabile, sono parole sue. Da una parte gli ossi comprensibili con i soli ossi, dall'altro gli ossi comprensibili col secondo Montale. Il critico deve stare sempre allerta, farsi sorprendere, afferrare le nuove forme in cui il lavoro poetico si compie, uscendo dalle dimensioni consuete. Quando Gianni Antonini gli invia la fotocopia del diario del 71, Contini ne resta assolutamente emballé, tanto da svegliarsi per abbozzare a se stesso un referto, appuntandolo per la mattina. Si situa in questo sistema il valore propriamente ontologico delle varianti.
Se il poeta come l'uomo non è ma diventa, è nel movimento che egli si svela e si fa conoscere. E le varianti, le correzioni, proprio perché sono al centro del movimento, si rivelano lo strumento essenziale per conoscere in un colpo solo il poeta e con lui l'uomo. Fondati su criteri e strumenti del tutto razionali, la filologia percontine ha questo fondamento ed è perciò un esercizio al tempo stesso di carattere strettamente etico e conoscitivo che il critico compie per entrare in relazione con la poesia e comunicarla. In questo senso il critico è, warburgianamente, una guardia confinaria. Entra in contatto con la poesia, ma per rilevarne la natura mondana, il carattere quotidiano, feriale, silenzioso, come silenzioso fu il lavoro dell'Ariosto. Anzi, quanto più la poesia è lavoro quotidiano, tanto più essa è autentica, apprezzabile. E qui torniamo al tema centrale del lavoro. Questo è il punto effettivo di comunicazione, di fraternità, verrebbe da dire, fra tutti gli uomini e anche fra il critico e il poeta. In uno dei saggi più belli e più conosciuti, evocato già da Claudio, e il titolo è sintomatico, Come lavorava l'Ariosto, Contini precisa con massima chiarezza qual è il significato che hanno per il critico i manoscritti corretti dagli autori, dopo aver detto che ci sono essenzialmente due modi di considerare un'opera di poesia, un modo statico, un modo dinamico. Non mi fermo, Claudio ne ha già parlato. È un saggio del 37. Lo stesso periodo di molte delle lettere sopracitate, in cui ricorrono lemmi affini in contesti omogenei, didascalico, pedagogico, e come nelle lettere a Montale o a Cecchi risuona anche qui una netta presa di posizione dalla estetica e dalla critica crociana. Quello che a Contini interessa, allora e poi, è precisamente la forma come materia, per ripetere l'espressione di Montale. Forse è proprio con questa espressione che si potrebbe rappresentare la sua posizione. Gli interessa la forma, ma non la sua risoluzione in formalismo. La forma, anche quella poetica, si trasforma in valore solamente se è radicata nella materia, nel lavoro. È attraverso il lavoro che la materia diventa forma e la poesia, come l'arte in generale, diventa un momento decisivo dell'esperienza umana. Perciò essa, come la critica, è strutturalmente e intimamente, è un lemma suo, sperimentale. Se non lo fosse, non sarebbe arte e non avrebbe senso. In quanto umana, l'arte è esperimento, in continuo movimento. E qui, in questo luogo preciso, che si costituisce il nesso, essenziale in Contini, fra arte, critica e moralità. L'interesse per Montale, gabbo per Pizzuto, anche nelle sue estreme volute, non è mai puro esercizio formalistico, è anche sempre un'altra cosa, radicata nella materia e nel lavoro, e appunto onestà sperimentale. In questo senso Contini è davvero su un'onda diversa rispetto a quella di Croce. Anzi, se si pensa al quadro delineato nel 63 da Montale, ne è un esatto rovesciamento. Contini è interessato all'empiria, non crede che l'atto intuitivo sia puramente ideale e che l'opera d'arte sia già perfetta in essa. Sa che il quadro dipinto, la poesia scritta sulla carta, la musica tradotta in note appartengono direttamente alla creazione dell'opera d'arte, non alla sua comunicazione. Ma si tratta di un'opzione di ordine generale nel suo sistema, e uso volutamente questo termine, movimento, materia, lavoro, valore, sono punti cardinali, strutturalmente connessi nelle esperienze dell'uomo, del soggetto. Dalla dimensione empirica, materiale, Contini è profondamente attratto e ne rivendica l'importanza sia nella vita individuale che in quella collettiva, esprimendo giudizi ispirati a criteri di forte realismo, di concretezza, estranei a ogni ideologismo, che rigetta anzitutto per motivi di ordine etico. Lo stesso principio della carità e della non violenza che condivide con Capitini vuole sempre essere consapevolmente atto umano. Qualche esempio. A proposito del Partito d'Azione, sostiene che non è riuscito ad essere un partito perché gli è mancata l'identificazione dello strato sociale da muovere. Sulla crisi dell'antifascismo osserva che essa si può ricondurre in gran parte al fatto che non possiede
a combattere fascismo e nazismo la competente arma storiografica, un giudizio storico adeguato alla loro natura. E in questo contesto critica con durezza le ultime, cito, miserabili scritture politiche di croce. Sulla cultura scriva che essa deve essere di persuasioni, perché cultura non è ammobiliamento lussuoso di menti, ma edificazione spirituale. Infine, parlando in una pagina assai intensa dell'azione politica, sottolinea come in essa occorra cogliere la dimensione morale, anzi religiosa. Perciò la politica, dice Accecchi nel 47, non può mai diventare contenuta di se stesso. Essa deve avere saldi basi umane, morali, religiose, ma senza scadere mai nell'astrattismo e nell'ideologismo. I temi di pensiero politico più fecondi, mi pare, permangono, sto citando, laddove le istanze di libertà convivono con lo zelo e quasi l'ossessione della concretezza politica. Può darsi che mi sbagli, ma è possibile che proprio da questa impostazione sia scaturita una maggiore vicinanza di contine a posizioni come quelle di società, della prima società, quella di Bilenchi e di Luporini, piuttosto che a quello sostenuto dal Politecnico di Vittorini, del quale apprezza peraltro in modo aperto la vitalità, e non era per lui di conoscimento da poco. È vicina ai fiorentini per la critica al primato di matrice vosciana degli intellettuali. La consapevolezza del limite in cui si muove l'azione umana, la coscienza del peso della storia di cui non ci si può liberare con un atto di volontà, la distinzione fra persuasione e retorica, fra moralità e moralismo, un pernio della sua posizione, allora e poi. La moralità va opposta al moralismo, scrive il 28 febbraio del 45, sottolineando che se fare della cultura è il nostro mestiere, morale consideriamo anzitutto far bene il nostro mestiere, sapendo che educarsi alla libertà della cultura è educarsi alla libertà dell'atto umano in generale. La distinzione fra moralismo e moralità è un motivo corrente nei primi anni del dopoguerra. In ambiente milanese Antonio Banfi a svolgerlo fino dal 44 con un saggio così intitolato su studi filosofici. La moralità, scrive Banfi, è l'armonia che si realizza in un differenziato e ricco processo, mentre il moralismo è astrattismo pedagogico e compiacimento dell'anima bella, che chiusa nell'universo della buona intenzione considera affatto secondario ogni azione diretta a modificare la situazione di fatto. È un punto che condivide dal punto di vista delle sue posizioni sia etiche che etico-politico. Ma forse è proprio in questo nesso tra cultura e vita morale, su cui insiste moltissimo in questi testi, che è individuabile in generale anche il momento di maggiore vicinanza di Contini con Croce. Nettamente distante dalle concezioni estetiche di Croce, Contini è in sintonia con lui nella critica del moralismo e dell'astrattismo, nella persuasione che ogni concezione del mondo, trasformandosi in principio di vita, diventa una fede religiosa, nella rivendicazione della concretezza della politica, nel rigetto della legittimità di una formula come politica letteraria, nel, cito, rifiutarsi di fare della politica fuori del debito vaso, come per usare un'espressione della teologia morale. Sul filo di questo ragionamento si può forse individuare un altro terreno generale sul quale Croce e Contini al fondo convergono. Appartengono entrambi, continuano ad appartenere entrambi alla cultura e alla tradizione dell'umanesimo. E in questa convergenza c'è qualcosa di profondo in cui confluiscono e si intrecciano motivi storiografici, politici ed anche etici. Per Croce come per Contini, l'umanesimo, se non mi inganno, continua a essere il momento centrale della biografia e della coscienza dei moderni. In questo senso è assai interessante la relazione sulle cose di Ginevra, dove va la cultura europea, effettivamente un moderno con philosophique che Contini scrisse nel 1946 e che suscitò giustamente l'entusiasmo e l'ammirazione di Montale. La vicinanza a Croce qui è evidente nel sottolineare l'importanza della storia sia come pensiero che come azioni. Cito, una delle grandi invenzioni umanistiche.
a proposito del libro di croce, che aveva apprezzato già nel 1938 in una lettera ad Henri, sia come elemento centrale della formazione scolastica. Ma la posizione di Contini ha elementi di notevole originalità, soprattutto per quanto concerne la concezione della vita spirituale e il significato e la funzione del valore. Lemma e problema centrale, perché il valore concepito in forme severe, realistiche, costituisce in ultima analisi la sorgente ultima della sua visione della poesia come della vita. È il valore che fonda l'unità della persona. Anzi, è il valore che fonda l'unità della persona. Anzi, la totalità del valore coincide con la totalità della persona. Sto citando. È per questo che nel resoconto ginevrino, nonostante tutte le differenze, apprezza calorosamente Lukács. E se il valore è totale, per questo è necessario una pedagogia della forma. Infatti, chi educa cita alla formalità pura, ad esempio in arte, si educherà per questo stesso alla formalità decisa dell'azione. Proprio perché è dinamica e si proietta per realizzarsi verso l'azione, il valore si trasforma in esperienza religiosa e in quanto tale muove, dandolo senso, ogni sfera della vita. Perché, qui Contini è d'accordo con Croce ed anche con Gramsci, religione, cito, è il trasferimento totale di una teoria in verificazione pratica, che è il frammento di Etico di Croce su religione e religiosità, ripreso più volte da Gramsci nei Quaderni. Vediamo, e Contini, nell'azione politica esclusivamente la funzione di un'attività morale, che solo il pudore potrebbe impedirci di chiamare religiosa. Non è facile individuare gli autori che Contini tiene sullo scrittoio e con i quali si confronta quando parla di questi argomenti, ma certo un suo interlocutore importante fu Max Scheler, che in questi anni cita in modo esplicito. E anche qui penso occorre rifarsi al Circolo Milanese di Banfi per comprendere quali testi Contini abbia letto di Scheler. Era stato infatti Banfi a mettere in circolazione nel 1946 il saggio sul risentimento, nel volume Crisi dei valori, con un altro importante testo sull'avvenire del capitalismo. E se non mi inganno, è il saggio sul risentimento che Contini tiene presente nel resoconto, e in modo speciale quelle pagine veramente splendide e che Contini apprezza in modo particolare, che Scheler dedica alla sostituzione dei valori cristiani a quelli antichi nella concezione dell'amore. Non più un movimento dal basso verso l'altro, ma una discesa di Dio verso tutte le creature riscattate una per una dalla loro condizione di miseria, di dolore, di infelicità. Sono motivi importanti che andrebbero analizzati minutamente. A me qui interessa rilevare la centralità in Contini della riflessione sul valore, colto nella sua dinamicità e operosità, perché su questo punto è sempre intransigente, non è concepibile, tantomeno accettabile, una, cito, una fides sine operibus. Quando parla della necessità di una pedagogia della forma, di questo in ultima analisi vuole parlare, di una pedagogia del valore. Quando si apre la polemica sugli scartafacci, Contini è una personalità ormai pienamente compiuta, matura, con orientamenti sia di vita che di studio nettamente definiti. Paradossalmente era Croce, per quanto avesse ormai 80 anni, ad essere in una fase di profondo ripensamento di assi centrali del suo pensiero. Su un punto però Croce restava fermo, nella critica dell'individuo empirico, da lui ridotto, per tornare alle parole di Montale, a un'antenna trasmittente dello spirito. Lo stesso contributo alla critica di me stesso si può definire, credo, una autobiografia senza soggetto. Nel secondo dopoguerra c'è piuttosto un irrigidimento della posizione da parte di Croce che coinvolge e spiega anche la durezza delle battute sugli scartafacci. Esse si situano nel quadro della sua violentissima critica nei confronti della moda esistenzialistica e del suo successo tra molti intellettuali italiani, inaccettabile a giudizio di Croce sul piano teorico, ingiustificabile su quello etico, anche per quello che essa comportava proprio sul piano della considerazione dell'individuo empirico. Su questo punto Edhiere restava del tutto intransigente. Nei Quaderni della critica, nelle varie postille che non cita, attacco duramente Mallarmé, Valéry, per cui
Contini scrive in una lettera a Cecchi, provava a Parigi, aveva imparato addirittura a provare del bene e dell'affetto, che invece in queste postille crociane sono duramente attaccati. La critica degli scartafacci si inserisce in questo contesto, che coinvolge in un generale giudizio distruttivo tutta la cultura decadente. Cito, l'errore, scrive Croce, consiste nel voler rintracciare la genesi dell'opera d'arte invece che sul piano ideale negli scartafacci, nelle brutte copie. Posizione ben poco concludente, in linea di principio, sia nel suo ambito, perché gli scrittori talvolta compiono il loro travaglio senza mettere penna in carta e provando e limando mentalmente, tal'altra. Quando preferiscono di usare la penna, scrivono cose che nell'atto stesso dello scriverle sanno di non accettare e si riservano di convertire nel diverso o nel contrario. Dunque uno strumento di tipo mnemotecnico, verrebbe da dire, e non solo. Non è detto in alcun modo che le correzioni che si fanno nel manoscritto siano sempre modificazioni o miglioramenti di una prima forma. Anzi, spesso non sono altro che la prima e sola forma della quale, con segni convenzionali sulla carta, si era posto l'esigenza, invitando se stessa a soffermarcisi, dopodiché sarebbe stata tracciata la linea generale della pagina o del compenimento, la quale non si voleva smarrire o lasciare raffreddare. Insomma, come ho detto, puri espedienti di matrice mnemotecnica, senza alcun rapporto con la genesi dell'opera, che è e resta solo e sempre ideale. Ma il nervo della polemica di Croce è nella parte finale della noterella e travalica nettamente la questione degli scartafacci. Ai suoi occhi, i cultori degli scartafacci non sanno sul piano estetico quale sia la genesi effettiva dell'opera. Come critici letterari sono degli inconcludenti, fiduciosi nelle virtù magiche delle correzioni, ma soprattutto, e questa è la cosa più grave perché coinvolge direttamente la sanità della vita spirituale, sono degni esponenti di un'epoca di crisi impregnata di decadentismo, come risulta lampante dal diffondersi della moda esistenzialistica in filosofia, dei modelli letterari francesi in letteratura rappresentati da un personaggio come Valéry. Non è dunque la critica degli scartafacci il vero obiettivo della polemica alla quale Croce dedica in effetti solo poche righe. Ma quello che al suo livello essa rappresenta, contribuendo a diffonderlo negli studi e nella cultura italiana. Prima di essere di merito scientifico, il giudizio crociano è di carattere etico. Esercitare quel tipo di critica significa partecipare alla malattia del tempo e diffonderle. E per Croce questo bastava e avanzava. Se si tiene conto di quanto si è cercato di dire, appare comunque in modo solare la parzialità del giudizio crociano, sia sul piano scientifico che su quello strettamente etico. Era un giudizio così generale da diventare generico. Contini, che sulle varianti lavorava fin dagli anni 30, non aveva nulla di decadente nell'accezione che Croce dava a questo termine. Anzi, come si è visto dal punto di vista degli orientamenti etici, gli era assai più vicino di quanto egli potesse sospettare. Quel giudizio era ingiusto da ogni punto di vista. Ma esso si radicava in una ragione, come ho cercato di dire, propriamente filosofica, anzi metafisica si potrebbe dire, che distingue Croce da Contini. Per Croce l'individuo si risolve nell'opera, che è il luogo della sua totale effabilità. Per Contini l'effabilità è un processo tendenzialmente inesauribile e nessuna opera può mai esaurire l'individuo in modo completo e definitivo. È una differenza, come ho detto, di ordine metafisico, riguarda la concezione dell'individuo, dell'opera, del rapporto tra uomo e opera. Il valore propriamente filosofico delle varianti e a un altro livello dell'attribuzionismo si situa qui. Di questo Contini era del tutto consapevole, come era consapevole che si trattava di una questione decisiva, dirimente. Perciò si sforzò di rispondere alle critiche che gli erano state fatte, e lo fece sulla Rassegna d'Italia, distruggendo un intervento del signor Nullo Minissi sulla corrente critica pedagogica di cui era stato definito Contini il maggiore rappresentante. Contini sapeva però anche che i conti con Croce restavano aperti.
proprio perché conosceva la fatica che lui e gli altri della sua generazione avevano dovuto fare per distanziarsi e liberarsi da una presenza così forte e pervasiva. Li fece in occasione della pubblicazione nella collana ricciardiana, la letteratura italiana Storie e Testi, di una scelta di scritti crociani dovuta allo stesso Croce, da cui era rimasto profondamente colpito per l'impressione di, cito, novità che essa aveva suscitato in lui. Fu, cito, in quella situazione così traumatica che Contini cercò di immaginarsi quale avrebbe potuto risultare in un'eventuale storia della cultura italiana il capitolo da dedicare a Croce. Si tratta, come dice in modo esplicito, parlando del suo scritto, di una testimonianza segnata sia da ammirazione che da impazienza, ma anche di una sorta di bilancio, oltre che culturale, autobiografico, si potrebbe aggiungere, se si considera che dopo averlo scritto, Contini l'ho chiuso nel cassetto, pubblicandolo solo 15 anni dopo sull'Approdo Letterario. L'aveva scritto per se stesso, per un'esigenza di chiarimento personale. Di questo lungo saggio, scattato d'improvviso e per un bisogno privato, autorevoli studiosi di Croce hanno parlato come di un libro, discutendolo a fondo, e certo si tratta di un contributo di straordinaria qualità. Ma accanto al suo obiettivo valore scientifico colpiscono ancora oggi le ragioni che avevano spinto Contini a scriverlo e che egli nel 66 ricordi in una nota che accompagna il saggio. Riuscire post-crociani senza essere anticrociani fu lo sforzo di quegli anni, che non è forse immeritevole di essere ricordato tra coetanei abbandonati a un anticrocianesimo rigorosamente postumo e juniores fruenti di alcuni risultati post-crociani quando ormai erano trapassati di moda senza loro sudore. È il motivo del lavoro che riaffiora in questa pagina memorabile, affiancandosi a quello della storia e della tradizione, della responsabilità etica di chi fa cultura, della volontà e della capacità di saper essere in controtendenza, proseguendo in modo intransigente nella propria ricerca, rigettando ogni pregiudizio ideologico, ieri crociano, oggi anticrociano. La cultura per Contini è sempre in primo luogo esperienza ed esercizio della libertà. Educazione, come dice più volte, alla libertà, valore in ogni campo. Sono motivi costitutivi della sua personalità, messi a fuoco negli anni tormentati e severi della giovinezza, quelli per cui Contini era e resta per noi Contini. Forse è vero, e certo questa esperienza lo conferma, è nella giovinezza che nascono e si determinano i principi che reggono una vita. Grazie.